avanti con l'assist di Matteo Frassinetti per Tarik Hajrović. I primi due punti per Cesena. Con Marco Planenzio. Ferma il palleggio, vede, serve ottimamente l'assist per Francesco Papa. Fuori per Berkic, ancora Marco Planenzio. Petrucci su di lui, il blocco di Chiappelli. Il tiro da tre punti di Marco Planenzio. Due però i falli di squadra per Fabriano in questo inizio di secondo quarto, con Andrea Scanzi che ferma il palleggio, aggressiva la difesa su di lui, si va sotto da Tevi. Berkic che va a segnare sulla testa di Francesco Fratto a ridare un'azione offensiva a Cesena, che libera ora lo stesso numero 4 che finta la tripla, vuole arrivare fino in fondo, non c'è fallo, il rimbalzo di Chiappelli che si va a prendere anche i due punti. Buono il fallo Emanuele Trapani, ma nel frattempo buonissimi i due punti di Gioacchino Chiappelli. Il consegnato di Papa per Battisti, viene sfidato al tiro, ma Cesena vuole il tiro in avvicinamento, se lo prende con un bellissimo tiro, un bellissimo canestro di Matteo Frassinetti. Berletto la tira su di sé due avversari, poi ribalta male per un compagno, la recupera Scanzi in contropiede per Papa che va a segnare nel canestro di Papa, 6 punti per lui. Papa si sposta sulla sinistra, la palla arriva però dall'altra parte con Hajrović a consegnare la palla a Matteo Battisti, offrendogli il blocco. Matteo Battisti! Papa che torna in punta da Planenzio, quindi Matteo Battisti deve trovare la soluzione, 7 secondi, ci prova Francesco Papa! La bomba dall'arco del 6,65. Anche queste magate sulle linee di passaggio, fai fatica a far canestro. Brava Fabriano, intanto è bravo anche Matteo Frassinetti a 2-10 dalla fine del primo tempo. Rinchia in difesa Cesena, Scanzi, l'assist per Francesco Papa, raddoppiato Francesco Papa, sbaglia, poi si va a riprendere il rimbalzo, palla fuori per Planenzio, finta la tripla in avvicinamento, lo scarico fuori per Scanzi, finta la tripla, vogliono una trazione di passi i tifosi di Fabriano, ma chi va a segnare a 1-13 dalla fine del primo tempo è Marco Planenzio per Cesena. La palla che è nelle mani di Matteo Frassinetti, 14 secondi, si alza l'urlo Tigers, qui dalle tribune delle Cari Sport si fa sentire anche il tifo bianco-blu. Matteo Frassinetti la pera, può mettere in velocità il gioco Merletto, subito immediato l'assist, ma non è regolare la stoppata di Matteo Frassinetti. Comunque parità 40-40. Matteo Battisti davanti alla marcatura di Merletto nel blocco di Marco Planenzio, che riceve palla in punta per andare da Andrea Scanzi e quindi prendersi il gioco spalle a canestro. Viene raddoppiato, si gira e tira in allontanamento Marco Planenzio. Gioacchino Chiappelli a chiamare lo schema e a continuare a lavorare il palleggio, sta facendo rischiare lontano da canestro, croce di Lorenzo, il tentativo ed il canestro di Matteo Frassinetti. Chiappelli intanto palla in mano in punta per Matteo Frassinetti, si alza da tre punti Matteo Frassinetti. Frassinetti per Chiappelli, Planenzio dal gomito, l'assist per Gioacchino Chiappelli che a 2.39 va a mettere in piedi il parziale di 7-0 per Cesena. Lungo l'arco Chiappelli, il consegnato per Marco Planenzio dal gomito, l'assist per Francesco Papa, c'è il pollo e c'è il canestro per Francesco Papa. 1-17 al termine del terzo quarto, che la rimette in gioco quasi sul limite dei 5 secondi per Frassinetti, che riesce in qualche modo a tenere la maniglia dello Spalding. Il palleggio mancino davanti alla marcatura arcigna del numero 9 bianco-blu, può arrivare fino in fondo Matteo Frassinetti. Dalla lunga zona d'attacco per le mani di Francesco Papa, si fa vedere di sera Emanuele Trapani sulla sua destra, in appunto si arriva da Planenzio, dal gomito finta il tiro per andare da Francesco Papa, che precario equilibrio va a segnare. Vediamo ora Cesena con l'attacco di Berkic, a sinistra c'è spazio e non può non tirare Emanuele Trapani, che poi vuole anche il fallo. Davanti ora la marcatura di Paolina, si arriva a destra da Scanzi, ancora la palla di ritorno per Trapani che non ci pensa due volte e va con la seconda tripla consecutiva. Marco Planenzio a sinistra per Scanzi, si prova a trovare il post basso di David Berkic, a lavorare di mestiere, il raddoppio sul totem bianco e nero, la palla non è girata fuori, palla sotto, splendido l'assist di Francesco Papa. Più 3 per Fabriano, 66-69 in attacco Cesena. Planenzio ancora sotto,
E beh, il tema tattico di questi ultimi minuti è abbastanza chiaro. Palla dentro, palla fuori! Risponde a 4 minuti! Andrea Scanzi, ma che partita è? Petrucci per Garri, molto lontano da canestro. 1 minuto e 10 secondi al termine. Petrucci taglia, va in penetrazione, un tiro molto difficile, e subisce il fallo. Mamma mia, quando i dettagli fanno la differenza. Petrucci avrà anche il tiro libero aggiuntivo. Incredibile finale qui a Cesena, 73-75, meno 2 per i bianconeri, un minuto esatto al termine delle messe. Francesco Papa a pompare le palle per Marco Planenzio in punta, ora una super difesa per Fabriano, può chiudere le messe per i ragazzi di Cociopanza. Planenzio fuori, Papa non si prende la responsabilità del tiro da tre punti, si va da Berkic, 3 secondi, la sbaglia, il rimbalzo importantissimo e di va Francesco Papa, 40 secondi alla termine delle match. Planenzio non subisce il fallo secondo gli arbitri, fuori Andrea Scanzi da tre punti, il fallo sul tiro di Andrea Scanzi da parte del numero del testa. 9 del testa. In attacco Fabriano con un punticino soltanto di vantaggio, 20 secondi alla fine. La recupera Berkic che la mette nelle mani di Scanzi, il recupero di Berkic a 15 secondi, attenzione, Cesena può tirare per la vittoria, 7 secondi, Andrea Scanzi si butta nel traffico, segna Andrea Scanzi, 2 secondi e 4 decimi, attenzione, la partita ancora lunga, 7-7, 7-6, incredibile qui alla Cari Sport. Anno 77-76, Petrucci la rimette in gioco, Garri, Petrucci deve tirare, non fate fallo, è da tre, e sbaglia, la vince Cesena, il ruggito del Cari Sport, coach passa, è una furia perché vuole il fallo sul tiro da tre punti di Petrucci. Da rivedere l'azione con Garri che è andato ad applaudire, anzi no, Radonjić che va ad applaudire gli arbitri. Attenzione, brutto finale qui al Cari Sport, ovviamente la tensione è tale. Sono sicuro che le proteste dei fabrianesi siano proprio sul fatto che non sia stato sanzionato il fallo sull'ultimo tiro dei Petrucci, come diceva Panza agli arbitri. In precedenza era la stessa situazione in cui era stato sanzionato in favore di Scanzi. Direi una partita stata molto emozionante fino alla fine, è rimasto un po' di amaro in bocca ai fabrianesi per queste ultime situazioni, però direi che è stata una partita molto intensa, una partita quasi dai playoff, se mi permetti, anzi anche senza quasi sicuramente. E allora dal Cari Sport di Cesena, per gli amici che hanno seguito in diretta sul canale LNP di YouTube, il match per noi è tutto. 77-76, Cesena batte Fabriano, ovviamente sul nostro sfondo dell'immagine tutti a Rimini perché c'è un pullman da riempire per i tifosi cesenati, perché mercoledì sera si torna in campo, sì. Cesena lo fa a Rimini, Fabriano in casa con Teramo, perfetto. E dal Cari Sport è tutto, buona serata a tutti da Massimo Framboaz e Ferruccio Cocco, buona serata.